Quando si scrive un libro o un ebook, c'è la necessità di aggiungere nella parte finale un indice. Questo indice lo possiamo fare manualmente, cioè possiamo guardarci tutti i capitoli e metterci accanto il numero di pagina da dove inizia quel terzo capitolo o le varie sezioni. Con Word, ma anche con LibreOffice, possiamo creare un indice in maniera automatica. Questo è un grosso vantaggio perché nel caso in cui modificassimo il documento aggiungendo magari nuovi capitoli, nuove sezioni di capitoli, nuove sottosezioni delle sezioni, o magari aggiungendo o togliendo del contenuto, quindi modificando la numerazione delle pagine, tutto questo si verrà aggiornato nel sommario che abbiamo inserito. Facciamo un esempio pratico. Per esempio, questo qui è l'inizio del primo capitolo che è stato inserito con lo stile titolo 1. Magari una sezione di un capitolo verrà inserita con lo stile titolo 2, come vedete, più piccolo. Una sezione della sezione, quindi una sottosezione, verrà inserita con il titolo 3 e così via. Il sommario prenderà in esame tutti gli stili che sono stati creati e diciamo, li userà come base per creare l'indice. Naturalmente, per andare l'indice in genere viene messo nella parte finale del libro, diciamo qui, si mette il cursore nel punto in cui vogliamo aggiungere l'indice. Su Word si va su riferimenti. E qui sulla sinistra c'è sommario. Clicchiamo su sommario, possiamo aggiungere due tipi di sommari, questo oppure questo. Aggiungiamo questo, come vedete la cosa è abbastanza rapida, e viene aggiunto un sommario con tutti i, diciamo così, i titoli dei capitoli ordinati in un certo modo. Possiamo anche cambiare questo sommario, possiamo toglierlo, andare qui sopra, scrivere indice e magari utilizzare il titolo 1 esattamente come usato negli altri capitoli. Quando si seleziona, si può andare su aggiorna sommario se nel caso fossero stati modificati alcuni titoli di capitolo o altre cose. Dunque, per eliminare un sommario si va su riferimenti, rimuovi sommario. Ci sono anche altri. Sempre su riferimento sommario si può andare su sommario personalizzato e aggiungere magari sommario da modello oppure moderno, formale, ne aggiungiamo uno formale. Qui si vedrà l'anteprima, mostra i numeri di pagina, possiamo scegliere. Chiaramente sì, andiamo su OK e verrà inserito un altro stile di sommario leggermente diverso da quello precedente. E questo si utilizza con Word. Anche in questo caso si potrà sempre aggiornare quando verrà aggiornato automaticamente. Quando sarà modificato qualcosa nell'ebook. Dunque, con LibreOffice si fa in maniera un po' diversa, ma più o meno il concetto è lo stesso. Anche in questo caso vengono presi in esame sempre, diciamo così, gli stili con cui sono inseriti i vari capitoli e le varie sezioni o sottosezioni.
si va nella parte finale, si va su inserisci, stavolta si va su indice generale, indice analitico, qui, poi si va indice generale, indice analitico o bibliografia, ci si clicca sopra e si aprirà una finestra di configurazione in cui scegliere un sacco di cose, voci, gli stili, le colonne, per esempio una colonna oppure anche due colonne, li avete certamente visti gli indici su due colonne, o addirittura il colore e anche il colore di sfondo. Quando siamo soddisfatti di quelle nostre impostazioni, protetto contro modifiche manuali, qui possiamo anche togliere questo spuntina per eventualmente fare delle modifiche manuali se non ci piacesse qualche cosa, si va su ok e automaticamente verrà creato l'indice. Questo è l'indice, indice generale, adesso magari lo cancelliamo perché abbiamo tolto la spunta dalla protezione contro le modifiche e possiamo metterci per esempio indice soltanto e magari mettere lo stile del titolo 1. Guarda, naturalmente questo è uno sfondo veramente improbabile, ma l'ho fatto così tanto per dimostrare come si possa creare automaticamente un indice sia con Word sia con LibreOffice, e questo è quanto.